L'intervento di oggi, parto subito con il ringraziamento, poi farò ovviamente anche alla fine, è con Simona Rapparelli, Radio Ticino, una radio che più pavese non si può, storicamente tra le più radicate nel nostro territorio, l'unica e l'ultima rimasta veramente di Pavia, di quella storia che è appartenuta all'emittenza privata locale, che nella nostra città ormai da troppo tempo langue, quindi sono rimasti loro veramente a portare avanti la nostra città. Le ho chiesto di appunto raccontarci dal punto di vista radiofonico come si racconta una città e un territorio un po' più ampio, con comunque un editore di riferimento che è comunque la Puglia, quindi abbiamo anche questo aspetto. Una radio che ha segnato, al pari di altre, la storia della città e non solo, perché comunque è una radio storica, da dove sono usciti diversi speaker e anche diversi giornalisti, gli ultimi ordini di tempi. Se mai sognate di fare radio, il consiglio spassionatissimo è bussate alle porte di una radio locale, perché 90 su 100 vi aprono e 100 su 100 vi insegnano anche il mestiere, un po' perché fa comodo a coloro che la radio locale la gestiscono, un po' perché è bello alla fine insegnare un mestiere. Ecco, io mi ci sono spesa tante volte e per questo ti ringrazio davvero, proprio perché essere qui a parlare oggi è, secondo me, un valore aggiunto. Chiudo la premessa iniziale sugli autogol, quindi se siete di Pavia bussate in via Menocchio 4, se non siete di Pavia provate a vedere se nei dintorni della vostra città o paese natale c'è una radio locale, tenendo presente che sono davvero tante. Non sembra, ma è una forza, sia quelle che hanno per editore una diocesi, una curia, eccetera, sia invece anche per quelle normalmente locali, insomma radio commerciali, che si occupano del diffondere le notizie dal territorio. Dietro le mie spalle c'è il titolo dell'incontro di oggi, ma soprattutto c'è un'immagine che ho scattato io, quello è il mixer su cui lavoro tutti i giorni, e quei tre comunicati stampa peraltro sono qui, quindi dopo magari ve li faccio passare, ve li faccio vedere, perché è uno degli aspetti di cui parleremo oggi, il comunicato stampa come strumento per diffondere informazioni anche a livello locale, non solo a livello nazionale. Anzi, forse uno dei mezzi, ma lo vedremo dopo, più veloci, più immediati per poter diffondere una notizia. Vi sembrerà un po' strano vedere un cartaceo, per me non lo è perché ho 37 anni, ma per voi probabilmente vedere un cartaceo è strano. Sì e no. L'informazione ovviamente arriva via mail. Stampare, per chi fa notizie, soprattutto in radio, è abbastanza importante. Non sembra, ma la velina va ancora molto di moda. Avere la possibilità di avere un foglio per le mani per leggere una notizia spesso aiuta molto, perché ti aiuta a concentrarti. Ciò non toglie che tanto spesso capita comunque di vedere una notizia sul proprio smartphone, trovarla via mail arrivata sul tablet e utilizzare quel supporto per poterla leggere in diretta. E anche sul leggere in diretta torneremo tra poco. Brevissimamente la storia della radio, che magari conoscete già, ma secondo me va detto, anche perché prima di tutto riusciamo a capire da dove partiamo e in secondo luogo perché è divertente. Se andate su internet, io non sono riuscita a scaricarla, potrete ascoltare da un sacco di siti di appassionati, ma probabilmente anche dal sito della RAI, in particolare dalle teche RAI, la prima trasmissione che venne fatta in Italia, la prima voce che passò, lo vedete scritto lì, io per ora me la so scritta perché non me la ricordavo a memoria, i prossimi punti sono punti che commento a voce, quindi non è che vi dovete star lì a farla manuense perché dovete copiare tutto, tranquilli. Dicevamo, la prima a parlare è stata proprio una donna, evviva tra parentesi, Maria Luisa Boncompagni, in una primissima sperimentazione. Siamo ai primi passi anche del regime fascista, la radio è il primo mezzo di comunicazione di massa. Perché di massa? Banalmente, se utilizzate un telefonino fate una comunicazione punto a punto, parlate con qualcuno, se utilizzate un gruppo WhatsApp state comunicando ma parlate con un gruppo ristretto. La radio, come tutti i mezzi di comunicazione di massa, parte da un punto e arriva ad X punti a seconda della zona di competenza, anche questa è una cosa che vedremo tra poco successivamente.
Dicevamo, è iniziata nel 1924, ha mosso il primo passo, un po' timido, questo va detto, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Apro e chiudo un'altra parentesi, l'ennesima, ma non sarà neanche l'ultima. La radio è oggi il mezzo più diffuso al mondo. È qualche cosa che vi suonerà un po' strano. Nel mondo del web, nel mondo di internet, nel mondo dei telefonini, nel mondo dell'iper tecnologia, la radio è ancora oggi il mezzo più diffuso. Perché? Il perché è abbastanza immediato, è dappertutto, la diffusione è proprio quella casalinga. Se prendiamo un aereo e andiamo in Africa, sarà difficile non trovare una radio da qualche parte, certo non a casa di tutti, ma sarà possibile trovare una radio. Non sarà invece possibile trovare una connessione web. In Africa, come in altri continenti, pensiamo all'India, pensiamo anche alla Cina. Non è un esempio casuale la Cina, i cinesi hanno acquistato nell'ultimo anno moltissime, quasi tutte, le frequenze in AM che venivano svendute. L'AM, lo vedremo poi, la modulazione di ampiezza, è una forma di trasmissione molto famosa, millenni fa ormai, le hanno comprate tutte oggi, nell'ultimo anno, e tutti a domandarsi, mio Dio, i cinesi sono impazziti, cosa stanno comprando, quelli che producono di tutto a livello tecnologico e che fanno? No, fermi tutti, hanno voluto ricorrere all'AM perché la radio è molto diffusa e hanno scoperto che attraverso la modulazione di ampiezza era possibile comunicare a tutte le comunità di cinesi nel mondo. Quindi attraverso il vecchio AM sono riusciti a raggiungere, facendo passare comunicazioni banali, di solito di pubblica utilità, tipo avete deciso di andare ad abitare, che so io, in Italia, allora ricordatevi che per fare il permesso di soggiorno dovete fare queste cose. Insomma, la pubblica utilità, l'informazione spicciola. Sulla M torneremo perché la modulazione di ampiezza sta ritornando in auge, non sembra, ma nell'epoca del DAB e di internet, le frequenze, l'aria, banalmente, funziona ancora. Torniamo al fascismo, 1924, primo tentativo di comunicazione, dicevamo un po' scarno, perché il palinsesto ancora non esisteva proprio a livello di concetto. C'è stata una prima sperimentazione con la musica classica, un po' di chiacchiera, il meteo e le notizie economiche di borsa. Fa un po' sorridere questo primo tentativo, anche perché chi c'era dall'altra parte erano davvero poche persone, non era ancora la radio un mezzo di comunicazione di massa, era una prima sperimentazione che interessava soprattutto coloro che, passatemi il termine, veramente poco accademico e poco ortodosso, smanettavano con la radio, con Marconi sostanzialmente, che è l'innovatore di una serie di cose e a lui dobbiamo il fatto che siamo qua oggi. E quindi più che altro era un primo esperimento, la radio doveva fare ancora qualche passo in avanti, soprattutto perché Mussolini ne vedeva la potenzialità, chiaramente per favorire i propri interessi. Non è un caso che la prima agenzia giornalistica sia proprio la Stefani, 1853, quindi insomma è datata rispetto al fascismo, certo è che era l'unica che c'era e quindi poteva servire al fascismo, in particolare a Mussolini, per poter far passare le proprie informazioni. Nel 28 c'è un primo passaggio importante, arriva l'EIAR, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, che poi dopo assumerà un altro nome molto famoso. E poi il salto di qualità arriva nel 1933. Ecco, qui sì che si può iniziare a parlare di radio come primissimo mezzo di comunicazione di massa. Perché? Perché Mussolini se ne inventa radio rurale. Il ragionamento è che c'è dietro all'invenzione di radio rurale è abbastanza immediato. Come faccio io a far capire agli italiani che devono dotarsi di una radio, ascoltarla e soprattutto ascoltarmi? Da dove posso partire? Siamo a cavallo fra le due guerre e l'Italia era ancora una nazione rurale, si basava su agricoltura e allevamento e quindi iniziamo a raccontare alla gente ciò che vogliono sentire, vendiamogli qualche cosa di cui si intendono. È chiaro che se avesse parlato di altro probabilmente non avrebbe ascoltato nessuno. A questo punto cosa fa? Crea, questa dovevo farvela vedere perché è troppo bella,
Questo è il primissimo esempio di radio, tra parentesi, se volete vederla dal vero, c'è anche qui all'Università degli Studi, al Museo della Tecnica Elettrica, che c'è Ferrata, giusto, grazie. Ci sono stata, tra l'altro, l'ho vista, è uno dei pochi esemplari che ci sono ancora in giro. Tenete presente che è uno scatolone così, cioè è legno, ovviamente per questioni armoniche, ed è il primo esempio di radio diffusa a livello nazionale. Chiaramente si chiamava Radio Balilla, chiaramente ci sono le due manopole per la sintonia e per il volume, la radio funziona ancora adesso alla stessa maniera, non è che sia molto diversa, e c'è ovviamente il fascio in mezzo. Parlavamo di radio rurale, eccola qua. Subito dopo Radio Balilla è arrivata Radio Rurale, stesso principio fisico, una scatola in legno che potesse contenere musica e parole. Radio Rurale è già un po' più evoluta dal punto di vista tecnico, lo vedete dalla mascherina che c'è davanti. Vabbè, adesso qui chiaramente in foto non si vede, però riporta le modulazioni di frequenza, l'FM, l'AM e i nomi delle città. Attraverso le onde medie e le onde corte si potevano fare dei giri mica male. Tenete presente una cosa, apro e l'ennesima parentesi che poi spero di chiudere tra poco. La radio è un mezzo, diciamo, a basso impatto ambientale, è addirittura per certi versi un mezzo quasi ecologico. Non parlo chiaramente di antennoni e violazioni di tutta una serie di concessioni governative e conseguente inquinamento elettromagnetico, di questo parleremo dopo. Parlo del fatto che la radio si basa su un principio banale, fisico e naturale, cioè la propagazione delle onde nell'aria, che ci permette anche oggi di parlare. Se non ci fosse l'aria e noi fossimo nel vuoto, non riuscireste a sentirmi. La radio fa più o meno la stessa cosa, con alcuni accorgimenti elettrici, che vedremo brevissimamente tra pochi istanti. Trasmette, insomma, fa passare audio, che sia musica, che siano parole, che sia un palinsesto fatto da trasmissioni di approfondimento, da radiogiornali, vedremo tra poco. Il primo esperimento fu proprio questo, come vedete c'è scritto Radio Rurale, c'è il simbolo del grano che poi rientrava all'interno di tutta una serie di politiche, come per esempio la battaglia del grano. Insomma, la decisione di Mussolini era proprio quella di far sì che diventasse un mezzo di comunicazione di massa, cioè che tutti gli italiani si dotassero di una scatola attraverso cui poterlo sentire. E di fatto è stato così, perché piano piano la radio si è diffusa, è entrata nelle case di tutti, arriviamo agli anni 50 e arriviamo chiaramente saltando tutte le date ai giorni nostri. Del futuro parleremo al termine di questa ora. Parentesissima, se mi devo fermare per il break dimmelo, perché io, ok, non me ne rendo conto, ok. Oggi la radio è il mezzo più diffuso, l'abbiamo detto, è un mezzo ancora molto 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 attuale, non sembrerebbe, magari non la conoscete, magari sì, c'era una canzone negli anni 80 che si intitolava Video Killed the Radio Star, il video ha ucciso la star radiofonica. In realtà non è così, la radio vive ancora oggi. Anzi, forse vive più oggi che negli anni 80 e 90, anche grazie a una caratteristica che è, penso, la sua fondante, che è anche molto invidiata da altri mezzi di comunicazione. La radio è velocissima, ci vuole un attimo a far passare un'informazione. Vi faccio un esempio breve. Era 3-4 anni fa, c'era stata una nevicata abbastanza tosta qui a Pavia e c'era bisogno di spalatori. Ci chiamò il sindaco per banalmente fare un annuncio. C'era bisogno immediato di spalatori perché alcuni negozianti non riuscivano neanche a pulire fuori dal loro negozio. Era una emergenza. La radio nelle emergenze dà il meglio di sé. Basta chiaramente avere uno studio e basta alzare una leva di un mixer. In quel momento sei in onda. L'altro valore aggiunto è che se voi ascoltate qualsiasi tipo di trasmissione via internet, scoprite che ci sono 5, 10, 20 secondi di stacco da un momento all'altro, cioè dal momento in cui io parlo al momento in cui la voce arriva ed esce, quindi raggiungo chi mi sta ascoltando. La radio no. Nello stesso momento in cui io parlo a Pavia, per quanto riguarda la radio locale, a Casteggio mi sentono immediatezza, esattamente come mi state sentendo voi adesso.
E questo è importantissimo perché la radio non perde un secondo ed è comunque un suo pregio a livello tecnico. Pensate solo alla strada che il segnale dovrebbe fare, per esempio nel momento in cui io dico A, se lo faccio a Radio Ticino, cioè in via Menocchio, questo segnale si deve essere trasmesso a Stradella, cioè deve raggiungere una persona che mi sta ascoltando, Stradella, Casteggio, a Vigevano, eccetera. Dunque, prima deve passare dal mio cavo, deve salire sul tetto, deve andare al primo ricevitore, poi deve andare all'altro ricevitore che è sul Monte Calenzone vicino al Penice e poi essere rimandato di fuori ed essere ricevuto dal mio scatolone, scatolotto, insomma, la radio. Come fa? Beh, va alla velocità del suono e quindi è immediato. Nelle emergenze, dicevamo, la radio dà il meglio di sé. Lo sanno bene coloro che utilizzano ancora oggi delle frequenze diverse da quelle della radio professionale, giornalistica, per comunicare. Parlo dei radioamatori, parlo di coloro che nelle emergenze, per esempio in un pericolo grave, utilizzano quelli che una volta si chiamavano i walkie-talkie. Funzionano ancora così, funzionano esattamente con lo stesso principio della radio e ci permettono di arrivare laddove il telefonino non prende, internet non c'è, sono in mezzo a un bosco, la radio di solito arriva, basta montare un campo base per poter permettere per esempio a un gruppo di scout di parlarsi in un bosco. Ci sono persone che lo fanno ancora, ci sono i tecnici di Radio Ticino che si divertono anche a giocare così. È fondamentale sapere questo perché nelle zone di emergenza, per un terremoto, per un'alluvione, spesso il primo pensiero di chi vi abita non è accendere la televisione, no, è accendere la radio. È un istinto che ci portiamo avanti da quell'epoca, quando la radio forniva informazioni, e ancora adesso è un mezzo che è quasi sempre presente, anzi toglierei il quasi, perché davvero grazie alla diffusione dell'FM può raggiungere in tempi immediati tutti coloro che hanno bisogno di un'informazione veloce. Ho scelto di descrivervi velocissimamente come funziona la radio, in parte l'ho già detto, c'è un radioricevitore, che è appunto la nostra radio, che riceve un segnale elettromagnetico emesso da una trasmittente. La trasmittente di solito è il microfono più il mixer più l'impianto che mi permette di parlare con l'altro che mi riceve. Navigazione marittima è un altro esempio che non vi ho fatto. I mitici marconisti, ormai un po' datati, funzionavano proprio grazie al principio che è simile a quello della radio, ma anche le comunicazioni aeree ancora oggi funzionano con la radio, ponti radio radar, radioamatori, ne abbiamo parlato. Il segnale che di solito viene irradiato, questo è il termine esatto, da un'antenna, è un segnale fatto di due tipi di segnali diversi, la portante e l'informazione. La portante è tutto ciò che di elettrico ha un segnale radio e che ci permette di crearci un canale nell'aria su cui far passare le nostre informazioni, che possono essere musica oppure parole. Un'altra piccola parentesi, sulla musica non entreremo nello specifico ovviamente oggi, però la musica è il mezzo di comunicazione più importante utilizzato dalla radio. La musica parla, la musica ci diverte, esistono radio che si esprimono solo attraverso la musica, c'è un esempio nel Bergamasco di cui adesso non ricordo il nome, anche in questo caso una radio locale. Non esiste una radio che fa solo parole, quindi tenete ben presente che se volete lavorare nel mondo della radio dovete fare i conti belli, ve lo dico per esperienza, con il mondo musicale. Piccoli sorrisi che spero di tirarvi fuori adesso. Capita a volte al termine di una giornata molto lunga, 7-8 di sera, che con il collega del pomeriggio ci si dica ok, abbiamo finito con l'informazione, accendiamo il nostro altoparlante interno della radio e ci ascoltiamo 3 minuti di brano. È il nostro break, non si può fare in altre professioni, boh, non lo so, probabilmente no, noi però lo facciamo, insomma, è il nostro momento di relax quando decidiamo di ascoltare la radio, cioè smettiamo di farla e decidiamo di ascoltarla per poco, perché la radio è qualcosa che corre molto velocemente, quindi possiamo concederci solo 3 minuti. Ma al termine di una giornata magari complicata o di corse a destra e a sinistra, alzare il volume della radio fa piacere a chi ci lavora dentro. Dicevamo l'informazione, che può essere anche musica, oppure la portante, ovvero il nostro mezzo di trasporto. Ci sono due tipi di modulazione di frequenza, l'AM, che avevo appena nominato, e l'FM. Sull'FM lavorano le radio oggi. La modulazione di ampiezza, l'AM, è un segnale, veniva ritenuto fino a qualche settimana fa, un segnale particolarmente datato, è una frequenza fissa.
non ha una buona qualità, nel senso che è un po' frusciante. Io con buona qualità intendo qualità altissima, non è che non è ascoltabile. Ha una qualità peggiore rispetto all'FM. Ha però un pregio particolare: viaggia di notte. Non sto scherzando. I fenomeni fisici sono sempre stati un po' il supporto della radio, un fenomeno fisico veramente, meteorologico e o fisico. Spesso è possibile, grazie a fenomeni come la rifrazione o la riflessione dei raggi solari sull'atmosfera, correre molto più in fretta. Insomma, per intenderci, facciamo finta che questa sia la nostra atmosfera. Improvvisamente il nostro segnale, che si irradia di solito in questo modo, in determinate condizioni meteo può colpire l'atmosfera. Quando accade questo, rimbalza e quindi aumenta i chilometri percorsi, ma li aumenta di molto. Nel caso dell'AM questo avviene di notte l'AM si espande. Era divertente negli anni 50 ascoltare l'AM di notte, perché si potevano sentire cose che gli italiani magari non immaginavano nemmeno. Penso a Tunisi. Se avete per le mani la vecchia radio del nonno, della nonna, del bisnonno, vedrete tra le varie modulazioni anche i nomi di alcuni paesi stranieri. Io ne ho una casa che appunto riporta Tunisi, riporta il Belgio, il Lussemburgo. La magia della M. La M di notte percorre buona parte dell'Europa. E quindi è possibile poi diffondersi, perché dicevo è un vecchio sistema. Con l'arrivo dell'FM era stata un po' dismessa la M. L'FM ha una qualità maggiore, ha caratteristiche per chi trasmette molto migliori, anche di facile utilizzo. Dovrei averlo scritto da qualche parte, sì. Infatti non mi ricordavo più. Le radio private hanno scelto la banda FM, come vedete ci sono i suoi bravi perché. Cos'è successo però? No, più di un paio di settimane fa, ormai all'inizio dell'estate, a giugno, è successa legalmente una cosa curiosa. La M è sempre stata nelle mani della RAI. Non so se vi è mai capitato di ascoltare Radio RAI. In alcuni casi, alcuni programmi a un certo punto dicevano il prossimo programma può essere ascoltato in onde medie sulle frequenze di eccetera eccetera. Ovviamente Radio RAI. La RAI si era presa la gestione, visto che non le utilizzava più nessuno, della M. Che cosa accadeva? Che sull'FM venivano trasmessi determinati programmi, quelli più vendibili. I programmi di approfondimento, quelli magari ritenuti un po' più noiosetti dal grande pubblico, che però potevano interessare una nicchia dell'ascolto, venivano trasmessi in AM. Quindi, se volevi, dovevi girare la tua radio sulla frequenza AM di Radio Rai e andarti a prendere quel programma. Quest'estate c'è stata una sorpresa, no? Perché ci speravamo in tanti. La RAI ha mollato il monopolio sulla M, ergo la M in teoria è libero. Questo che cosa significa? Che se domani mattina qualcuno vuole andarsi a comprare, lo metto tra virgolette, a farsi concedere dallo Stato italiano una frequenza in AM, può farlo. Sembra quasi di essere ritornati all'epoca delle radio libere. Il professor Muzio ricordava la nascita di Radio Ticino 1977, piena epoca delle radio libere, dove bastava avere un impiantino anche homemade per riuscire a iniziare a trasmettere. Adesso non è più così, lo Stato le regolamenta e le concede, ma nel caso della M sono pronta a scommettere che saranno in tanti gli appassionati che proveranno a dotarsi di un piccolo impianto di trasmissione. Tra l'altro, gli impianti di trasmissione per trasmettere in AM sono più semplici, tecnicamente meno costosi, dell'FM, che invece richiede un impianto mica da ridere, cioè ha dei costi, e delle altezze, perché un'altra cosa, teniamo presente che la radio trasmette importanza ottica, cioè se io sono qui e questo è il mio impianto, io arrivo fin dove arrivano i miei occhi, questa è la portanza ottica, quindi il mio segnale arriverà fin dove io vedo. Se improvvisamente c'è un monte davanti o un palazzo, il mio FM lì non arriva, perché il mio segnale va a finire e si perde contro quell'ostacolo. Qui si aprono dei discorsi che è meglio che non apro, perché se no finisco domani mattina, però vediamo, magari se poi c'è spazio li affrontiamo, e sono legati alle questioni legali dell'FM, che è qualche cosa che poi magari vedremo dopo nel futuro della radio.
Con la modulazione in FM riusciamo a trasmettere la musica hi-fi, ovvero in alta qualità, mentre in AM questo ovviamente non è possibile da fare. Ho scelto di proporvi anche questa immagine perché ben rappresenta il mondo della radio, secondo me. Questa fotografia l'ho fatta io una delle prime volte che sono salita su a vedere il nostro impianto, uno, perché in realtà ne abbiamo due. Uno è il 100.5 che trasmette proprio attraverso questo impianto e l'altro è il 91.8 che trasmette sulla città. Lo vedete anche voi, se uscite fuori andate in via 20 settembre, guardate la Torre del Carmine, vedrete uno da una parte e l'altro dall'altra, sono le due antenne che caratterizzano segnali di Radio Ticino sulla città. I campanili sono una delle cose che sono state più utilizzate in assoluto, non solo per questioni curiali e diocesane, ma dalle radio locali per poter trasmettere. Ritorno al discorso che facevamo prima della portanza ottica. Più sono in alto e più il mio segnale c'è, arriva, si sente. E soprattutto non incontro ostacoli, perché se io incontro ostacoli, buonasera, non riesco a raggiungere le persone che sono nelle case e che hanno l'apparecchio ricevitore. Quindi in questo caso siamo a 1080 metri, non è altissimo, però per una zona come il Pavese può funzionare. L'altro invece qui sulla città trasmette solo sulla città, il Carmine, il campanile del Carmine è uno dei punti più alti che ci sono in città. Il più alto in assoluto è la cattedrale Duomo, però è difficilmente raggiungibile dal punto di vista tecnico, perché insomma, è un gran casino, detto in termini anche in questo caso accademici. A causa della sua conformazione, c'è una cupola e quindi è abbastanza difficile riuscire a far passare i cavi che trasmettono il segnale. Parentesi, perché ho voluto parlarvi degli aspetti tecnici? Un po' per quello che stavo dicendo all'inizio, magari sono un po' noiosi, in realtà gli aspetti tecnici sono qualcosa che c'entra molto con il lavoro del giornalista della radio locale. Se scegliete di fare il giornalista radiofonico e avrete la fortuna di raggiungere una radio non locale, non vi interesseranno quasi più gli aspetti tecnici, che sono ovviamente di appannaggio di coloro che lo fanno per professione. In una radio locale invece gli aspetti tecnici sono fondamentali. Primo, perché ci lavorate tutti i giorni. Quando qualcosa non funziona, non dico che ve la dovete aggiustare da soli, ma quasi. Ieri mi hanno rotto un amplificatore per le cuffie perché hanno tirato troppo un jack e mi hanno lasciato dentro un pezzo. Chi l'ha aggiustato secondo voi? È strano, però effettivamente anche questo fa parte della radio locale. La radio locale vi dà davvero l'opportunità di sperimentare qualsiasi aspetto della radio e qualsiasi aspetto del suono. Non potevo parlarvi del giornalismo radiofonico senza parlare degli aspetti tecnici, anche perché capiterà sicuramente il giorno in cui arriverete: non si sente, non si sente, cos'è, chi è, aspetta, sono da sola, provo di qui, provo di là, magari è successo qualcosa di antipatico a una frequenza e quindi bisogna chiamare il tecnico, si sospendono le trasmissioni per quegli istanti per cercare di sistemare tutto. Accade anche in quelle grandi, chiaramente, ma non è di solito un problema vostro, è un problema del responsabile tecnico che viene pagato per fare questo lavoro. Chiudiamo questa ampia parentesi che mi sembrava doverosa e veniamo al giornalismo. Immagino che abbiate sentito parlare durante i vostri studi spesso del giornalismo. Nella sua sostanza è il raccontare un fatto, provare a raccontare un fatto, a vederlo, ad assistervi e poi a riportarlo. È chiaro che se io vado a prendere il treno e vedo un incidente in stazione e lo racconto al mio collega di studi, non sto facendo giornalismo. In mezzo ci sono chiaramente i mezzi di comunicazione. Infatti, Wikipedia ricorda che il giornalismo è l'insieme delle attività e delle tecniche, appunto, redazione, pubblicazione, poi diffusione, per poter diffondere e commentare notizie tramite un mezzo di pubblicazione, che sia un cartaceo, che sia il web oggi, che sia la radio. Ne abbiamo parlato, si parla di mezzi di comunicazione di massa. Guardate, Wiki mette tra i primi mezzi di comunicazione di massa proprio la radio. Mi sono felicissima, francamente.
È importante sapere che c'è anche internet, è importante sapere che per fortuna ce ne sono anche altri di mezzi. Perché definiamo il giornalismo il quarto potere? È una brutta definizione, non mi piace molto, però di fatto è così. Si tratta di creare opinione, l'ho scritto appena più sotto, e tenendo conto del momento in cui davvero inizia a farlo il giornalismo. Anche da un punto di vista locale, perché il creare opinione parte anche, forse soprattutto, nel momento in cui inizi a fare giornalismo, indipendentemente dal fatto che tu stia lavorando ad Avvenire, al Corriere oppure a Radio Ticino. Opinione si fa nel momento stesso in cui decidiamo qual è la notizia che dobbiamo far passare. Il giornalista è chiamato ogni giorno a domandarsi se, chiaramente ha un codice etico, vi consiglio di avere un codice etico, se quello che sta dicendo ha delle ricadute. Se provate a leggere i giornali, vabbè, in giro c'è veramente il mondo. Però soprattutto oggi, con i mezzi di comunicazione così immediati che abbiamo, basta un telefonino per rimanere informati, avere una notizia, tra parentesi la radio è anche sui telefonini, ma questo ormai lo sapete. Nel momento stesso in cui io racconto una notizia, sto già facendo opinione. Sto già dicendo alle persone che cosa dovrebbero pensare, anche se sono il più obiettivo possibile. Non è facile essere obiettivi, però è un punto che ogni giornalista dovrebbe ben tenere presente. Il quarto potere si rifà proprio a questo. A seconda di quello che noi raccontiamo, questa è una grande responsabilità, una delle più grandi di questo mestiere, a seconda di quello che noi raccontiamo, non solo informiamo, ma diciamo alla gente cosa potrebbe pensare. E noi dobbiamo pensarlo ogni volta che raccontiamo un fatto o una notizia. Entriamo nel dettaglio. Tra parentesi, potete interrompermi in qualsiasi momento se avete una domanda, perché io parlo, anche perché è il mio lavoro, però sono disponibilissima al confronto, quindi domande, questioni, curiosità, non ho capito, non mi piace quello che hai detto, va benissimo, anche perché uno dei mezzi di, chiamiamolo comunicazione, che utilizziamo in radio è il confronto, lo vedremo tra poco, per fare informazione si può anche fare un confronto. Il giornalismo radiofonico, che cosa succede in una redazione radiofonica tutti i giorni? Una radio è un mezzo per definizione quotidiano. Uno degli assi portanti della radio è l'informazione della radio giornale, ovvero uno spazio breve che duri dai 2-3 minuti, sì, ci sono radiogiornali anche da 3 minuti, fino a un massimo tollerato di un quarto d'ora. È tantissimo un quarto d'ora. Ci sono, scusate ma la mia voce sta iniziando ad andare via. Ci sono radio nazionali che in 5 minuti, 10 minuti, 12 minuti riescono a chiudere uno spazio informativo, ma in maniera agevole. Un radiogiornale deve avere molte edizioni al giorno per essere il più possibile sulla notizia. Se facciamo una sola edizione, la mandiamo in replica 30 volte, oltre ad annoiare gli ascoltatori, non stiamo comunicando moltissimo, perché le notizie nel frattempo sono cambiate. Soprattutto in questi ultimissimi anni era pensabile fare un radiogiornale alla mattina e uno alla sera fino a 10 anni fa, non è più pensabile oggi. Esempino, così ci capiamo. La provincia pavese 10 anni fa, quando io ho iniziato a lavorare, usciva con il suo cartaceo e sul sito ci mettevano solo ed esclusivamente le notizie a pagamento, ovvero vedevamo la prima pagina della provincia, se volevamo cliccare e andarci a leggere una notizia in approfondimento dovevamo acquistare un abbonamento. Questa formula è durata molto poco, perché ormai le notizie sono alla portata di tutti, quindi era inutile pensare che qualcuno oggi si metta a pagare per leggere una notizia. Questa in parte è anche la crisi dell'editoria che stiamo vivendo proprio in questo periodo, perché ormai non si è più disposti a comprare una copia di un quotidiano per essere informati, ci basta la connessione, smartphone, tablet, eccetera. Ma lo dico da persona che lo fa.
faccio due rassegne stampa al giorno, poi parleremo anche delle rassegne stampa, e le faccio quasi esclusivamente online, soprattutto quella serale. Quella della mattina ancora può essere fatta con il cartaceo, perché le redazioni aprono, mettiamo il caso, verso le 8, c'è chi inizia prima, le radio di solito iniziano molto prima, le redazioni dei quotidiani chiaramente iniziano dopo. Quindi sul sito ci va la notizia, magari postata di notte e temporizzata in maniera tale che la mattina chi apre il quotidiano veda una notizia diversa, ma non è una grande notizia. Mentre la sera è d'obbligo fare una rassegna stampa che sia dedicata all'online, perché intanto le redazioni dei cartacei stanno lavorando per la copia che uscirà chiaramente il giorno dopo, ma le notizie vanno avanti e quindi più immediato dell'online non c'è nulla. Apro e chiudo l'ennesima parentesi. Il successo di tutti i mezzi di comunicazione di oggi non è farsi la guerra, ok, sembrerà un po' utopistico, però lo dico, ma sarebbe collaborare. La radio è molto veloce, il web è abbastanza veloce, la TV è quella più lenta perché ha dei tempi tecnici che sono più lunghi rispetto agli altri. Se collaborassimo tutti, chiaramente le notizie correrebbero da un mezzo all'altro. Ovviamente sì, è utopistico, però già farsi mandare le prime pagine dai colleghi per fare la rassegna stampa è un buon mezzo di collaborazione, perché permette a me di raccontare agli ascoltatori le cose che effettivamente vedranno e potranno leggere il giorno dopo sulla prima pagina, e a coloro che hanno costruito la prima pagina di renderla già nota e di incuriosire il pubblico che magari il giorno dopo va ad acquistare. Quindi perché no? Ecco, il sogno effettivamente un po' utopistico è proprio questo, la collaborazione tra tanti mezzi di comunicazione per fregare il sistema a velocità. Selezione delle notizie, ho scritto, quando un fatto è una notizia e quando non lo è. Anni fa alcuni ragazzi di Radio Ticino, durante una trasmissione, hanno lanciato un'iniziativa. Si chiamava, aspettate, una serata al limone, una cosa del genere. Secondo loro, valore aggiunto di questa iniziativa era un flash mob, ovvero un bacio fuori dalla radio. Ok, limonare, sapete tutti che cosa vuol dire. L'evento non venne fatto semplicemente perché nessuno partecipò a questa cosa, e io mi trovai in radio del tutto per caso, mentre fuori, dove ci doveva essere il flash mob, in via Menotti non c'era un'anima, c'era solo un giornalista, un collega, anche fotografo tra l'altro, e io gli ho chiesto: scusa, ma cosa fai qua? Cioè, ora sono venuto a fare una foto del flash mob. Io gli ho detto: scusa, ma dove sta la notizia? E dice: tutto è notizia. Ma sarà vero? Io mi sono un po' chiesta, ma oddio, sto ragazzo aveva 19 anni, quindi magari qualcuno gliel'aveva detto e lui stava verificando se era vero. Sì e no. In che senso? Oggi tutto fa notizia perché? Perché è tutto molto veloce, perché è tutto molto, ho un buco vuoto, devo riempirlo. Devo andare in onda tra 10 minuti, tra 5 minuti, tra 4 minuti, oddio, mi manca la cronaca, ok, va bene, e quindi sbatto dentro quello che trovo. Sì, ci può stare. Ritorniamo nel discorso che facevamo prima del creare opinione, stiamo attenti a buttare dentro di tutto, perché non sempre ciò che è un fatto è una notizia. Altro esempio divertente, sempre risalente più o meno a 5-6 anni fa, mi chiamò l'allora direttore del Ticino e di Radio Ticino, perché Radio Ticino, non ve l'avevo detto, è il braccio economico, sì scusate, radiofonico, di questo, è freudiano secondo me, di questo settimanale che ha molta più storia di Radio Ticino, ripetiamo, è nata nel 77, lui invece è nato alla fine del 1800, è il settimanale della diocesi di Pavia, che di diocesano ha ancora qualcosa, esattamente come la radio, ma poca roba, perché appunto il mondo nel frattempo si evolve. L'editore, certo, è ancora la diocesi di Pavia. Il fatto, mi chiamò l'allora direttore del Ticino, che è anche direttore di Radio Ticino, e mi disse che era un prete, ora non è più un prete, è un laico, e mi disse: Simona, guarda, devo chiederti una cortesia, devi chiamare i giornali nazionali perché sta uscendo una notizia falsa. Strano.
cos'è uscito? È uscito che a Pavia due preti confessavano online. È un po' dura che dei preti riescano a confessare online, anche perché dal punto di vista proprio della fattibilità della cosa, assolvere una persona online non è così semplice. Era palesemente una notizia falsa. La cosa che mi ha divertito in assoluto all'epoca è stato meglio andare a vedere da dove era nata sta cosa. Questa cosa era stata scritta 4 mesi prima da un settimanale locale, non vi faccio il nome, ed era uscita perché questi due preti, che tra l'altro uno era il mio direttore, quindi era palesemente falso, lo conoscevo benissimo, non avrebbe mai fatto una roba del genere, questi due preti in realtà avevano un profilo su Facebook ed erano stati i primi due della diocesi ad aprirsi un profilo, punto chiuso. Quindi la cosa non era una notizia, due preti che vanno su Facebook, mio Dio, ce ne sarà il mondo in Italia, sai che notizia. Però messa in questo modo, cioè tirata letteralmente per i capelli, della serie se scrivete al Don, il Don vi risponde, che non è l'equivalente di dire due preti confessano online, è un'altra cosa. La notizia però era uscita con il titolo sensazionalistico, perché se noi scriviamo su una testata giornalistica qualsiasi o diciamo in radio due preti hanno un profilo Facebook, a chi ce lo legge? Cioè, a chi se ne frega soprattutto? Se scriviamo due preti confessano online, abbiamo la notizia in mano, perché la gente, uno, si incuriosisce del fatto che due preti finiscano sul giornale, si incuriosisce perché confessano online e quindi compra una copia. La notizia in realtà era stata pubblicata da questo settimanale locale ed era morta lì. Inspiegabilmente, dopo 3-4 mesi, Libero aveva scovato questa notizia e l'aveva sparata, letteralmente, online, su internet. Questa cosa ha provocato un effetto domino veramente spettacolare. Nel giro di un'ora, ed erano 5-6 anni fa, figuriamoci adesso, probabilmente nel giro di 5 minuti, quella notizia era diventata virale, un termine che 5-6 anni fa magari non si conosceva ancora, ma che oggi funziona. Tutti, non se ne salvava uno, eh? Corriere, Ansa, persino Ansa, che è tutto dire. Corriere, Ansa, Repubblica, Stampa, qualsiasi tipo di quotidiano online aveva riportato la notizia. A livello nazionale, fermare questo domino è stato impossibile. Io ho chiamato le redazioni, ho buttato via una mattina letteralmente, gli unici che mi hanno risposto sono stati quelli del Corriere, che non hanno fatto una smentita, hanno tolto la notizia. Tutti gli altri non mi hanno risposto o mi hanno fatto parlare con qualche giornalista che probabilmente non sapeva come venire fuori dall'impasse e quindi ha lasciato cadere il discorso. Cosa è successo? Che cos'è che non è funzionato? Non è funzionato un dettaglio del giornalismo che non va mai dimenticato né in quello radiofonico né in quello per iscritto, che è la verifica della notizia che ho per le mani. Troppo raramente adesso si verifica la notizia, perché? Perché non c'è tempo, è il discorso che facevamo pochi istanti fa. Ho fretta, devo chiudere un buco, devo riempire, devo dire, devo andare in onda, devo mettere la notizia, e quindi cosa faccio? Beh, la scritta Repubblica sarà vera, no? No, non è detto. Succede proprio esattamente questo, che spesso leggiamo tantissime bufale e non ce ne rendiamo conto, perché ormai sono scritte. Accade anche su Facebook questo, sui social network, spesso vediamo persone che hanno postato delle notizie. Abituatevi ad andare a vedere la fonte di quelle notizie, cioè chi le ha riportate, perché se trovate delle intestazioni di una presunta testata giornalistica che non vi suona, chiariamo, se c'è scritto Corriere.it è chiaro che uno si immagina che dietro ci sia un minimo di verifica, non sempre, ma può, cioè dovrebbe accadere. Se la testata si chiama XYZ, magari non la conosciamo, non l'abbiamo mai sentita, non è detto che quella notizia sia confermata, quindi aspettiamo a dire che quella è una notizia. Quando un fatto fa notizia, penso che sia una delle risposte più difficili che esistano nella professione. Fare notizia può voler dire mille cose, può voler dire fare tanti click se mi interessa la faccenda economica e sono un editore.
e quindi pubblicherò volentieri lo scandalo magari legato a, che so io, un'attrice famosa piuttosto che a un prete, perché no, è capitato, piuttosto che invece una notizia di altro tipo. Perché? Semplicemente perché mi fa fare più click. Ciò che fa notizia è ciò che interessa far passare di solito all'editore, purtroppo è anche così, o ciò, e questa è la cosa migliore, che interessa il pubblico. E non è sempre facile sapere che cosa interessa al pubblico. In questo caso sia radio che televisioni si innestano su un meccanismo che è linkato ai social network. Spesso si cerca di capire attraverso l'interazione tra testata giornalistica web, radio e meno spesso il cartaceo, l'interazione che c'è tra il pubblico che c'è sul social network e quella notizia che abbiamo lanciato. Così i giornalisti riescono un pochino di più a mappare i gusti della gente, spesso producendo notizie che possano interessare, anche perché c'è un discorso di tipo economico. Una notizia in radio che caratteristiche deve avere? Se facciamo un radiogiornale deve essere una notizia breve. Dobbiamo essere molto bravi a riassumere e a condensare una notizia in poche righe. Parliamoci chiaro. 10 righe? Ma sì, anche meno. Una notizia in radio deve presupporre un'altra cosa fondamentale. Deve essere caratterizzata il più spesso possibile da una voce. Tenete presente che l'ascolto medio di una persona che sta di fronte a noi e che quindi ci vede dura 30 secondi. Se riusciamo ad interessare quella persona con un'argomentazione mica male e riusciamo a acchiappare la sua attenzione e a trattenerla, potremo andare avanti a essere ascoltati. Diversamente, l'ascolto dura all'incirca 30 secondi. Ora, immaginatevi la casalinga di Voghera che sta pulendo le verdure per fare il minestrone e che ha acceso la radio. Secondo voi quanto durerà la sua attenzione media nei confronti di un radiogiornale? No, nel frattempo c'ha in mano il coltello, deve pelare le carote, gli squilla il telefono, magari oltre alla radio c'è la televisione accesa in muto. Io come faccio a catturare l'attenzione di quella benedetta donna lì che sta tagliando le carote? L'unico sistema che ho fatto un esempio estremo chiaramente, se stiamo ascoltando una radio in macchina il discorso è diverso, ma non tantissimo. Immaginatevi, state guidando, il tizio che va attraverso la strada, la freccia da mettere, il semaforo, il cellulare che squilla. La radio ha questo handicap, si basa solo sull'audio. Non ha le immagini, non ha niente che possa attirare l'attenzione dell'ascoltatore visivamente. Deve giocare su quello che ha, deve giocare sul suono. Quindi, via libera a voci. Bisogna cambiare spesso il tono di voce. Adesso non ho qui, sì, ce l'ho. Vi posso fare un esempio sciocco. Ho davanti l'editoriale del mio direttore sull'Ateneo di Pavia. C'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico. Questo è l'ultimo numero. Se io inizio a dire il discorso con il quale questa mattina, venerdì 27 novembre, il rettore Fabio Ruggeri inaugurerà l'anno accademico 2015-2016 dell'Università di Pavia, il 655esimo dall'istituzione. Che palle, non ce la faccio già più. La stessa cosa la prova chi ascolta. Non posso leggere una notizia così, perché dopo 2 secondi quell'altro mi cambia frequenza, mi gira la manopola, o altrimenti spegne la radio. Come devo fare? Innanzitutto, se ho parlato del rettore, sarebbe buona cosa che io avessi la sua voce. E quindi la mia notizia inizia a essere costruita. In che modo? Leggo un pezzettino, cambio il mio tono di voce e faccio ascoltare la voce del rettore. Ho 3 cambi in quella notizia e quindi la rendo più interessante, perché ogni volta che io cambio tono di voce, come sto facendo adesso con voi, se io avessi parlato per un'ora con il tono piatto, probabilmente vedevo gente tipo fumetto che non ne poteva più. Non posso fare una cosa del genere, perché veramente già sto facendo un discorso lunghissimo, già è dopo pranzo e magari ci avete il panino che viaggia. Non è divertente ascoltare uno che continua a dire la stessa cosa più o meno con lo stesso tono. Quindi la mia notizia diventerà una cosa di questo tipo.
Il discorso con il quale questa mattina, venerdì 27 novembre, il rettore Fabio Rugge inaugurerà l'anno accademico 2015-2016 offrirà indicazioni importanti sul futuro del nostro Ateneo. Ascoltiamo direttamente la voce del rettore Fabio Rugge. Un altro mondo. Nel frattempo la signora, speriamo che non si sia tagliata un dito perché l'ho fatta spaventare mentre tagliava le carote, spero di no, però io ho raggiunto il mio scopo, ho cercato di tenerla il più possibile attaccata al mio audio, alla mia notizia, alla mia frequenza. Queste sono le piccole tecniche che si usano in radio per giocare. Chiaramente succede durante un radiogiornale, una roba del genere pensata per un approfondimento non va bene, perché l'approfondimento è già qualcosa di diverso che vedremo tra poco, però per un radiogiornale funziona. Perché tempi brevi? Perché non posso fare sto teatro per tre quarti d'ora, perché sennò non è più convincente. Quindi notizie brevi, più notizie, non piene tantissimo che non serve, però ben fatte, costruite bene, con tante voci. Il giornalista radiofonico è uno che deve intervistare spessissimo. Non basta chiudersi in una redazione e scrivere, purtroppo no. Al giornalista radiofonico questo non basta, non è sufficiente, deve contare su una redazione su cui non può andare di persona e deve ascoltare e fare interviste. La radio è veramente una fucina nel quale imparare molte cose. Io in radio ci sono arrivato, ero molto giovane, ero un bambino, nel 1983. Ho fatto il tecnico, ci sono diventato giornalista. E mi è servito sempre nella mia carriera. Quando ho fatto progettazione multimediale sapevo tagliare i brani, i tempi, catturare l'attenzione. Quando sono diventato docente mi è servito per parlare in pubblico. Ci ho imparato a scrivere e poi ho fatto il giornalista altrove. Quello che vi passo come informazione, diranno, ma sai quanto mi interessa, sto già pensando agli antipasti di Natale, è che chi sa fare radio sa fare tutti gli altri mezzi. I migliori conduttori televisivi arrivano dalla radio, perché la radio ha un piccolo problema che si porta dietro, che non si portano dietro gli altri mezzi, l'improvvisazione. Perché in televisione qualsiasi cosa ti succede, ti esplode una lampada, ti sviene qualcuno in studio, è un evento. In radio il buco, vale a dire il momento di silenzio, se non riesci a colmarlo, è un disastro. In radio acquisisci la capacità dell'improvvisazione che vi servirà sempre. Ecco perché è importante come mezzo di comunicazione. E quando parti da lì, poi sai scrivere, sai gestire i tempi, riesci a guardare dentro non a un microfono, ma dentro a una telecamera. Concordo tantissimo, guarda, veramente, perché ha detto una parola chiave il professore, ha parlato di improvvisazione, è storia di questa mattina. Ero in redazione, sono successe 1500 cose diverse, come capita spesso nelle redazioni di tutto il mondo, tra cui anche a livello diocesano due vescovi che stanno per arrivare, uno che deve essere nominato, deve partire, l'altro che deve arrivare nuovo, quindi avvicendamento, e in una radio diocesana non sembra, ma chiaramente anche di questo si parla. Ci sono state anche altre questioni, se farete i giornalisti in generale vi capiterà spesso di rincorrere fatti che accadono, è normale, fa parte del mestiere, rincorrere le cose, anche perché questo poi vi permette di essere sulla notizia. Io stamattina dunque ho avuto un radiogiornale alle 12.30, che è il mio termine di mezza giornata, perché il primo ce l'ho alle 8.30, il secondo la rassegna stampa del mattino alle 9.30 e poi alle 12.30 il radiogiornale locale, sto parlando ovviamente solo di locale. Alle 11.30 io non avevo ancora in mano nulla, in mano cosa intendo? Un testo, un TXT banale, su cui avere una traccia, perché di solito un radiogiornale si confeziona più o meno così, basta un foglio in TXT, in Word, in quello che avete, in cui poter scrivere massimo 10 righe a notizia, almeno scrivere i lanci,
che sono quelle due o tre righe che fanno da introduzione, come quello che avete sentito prima, che ho improvvisato prima con il rettore Fabio Rugge, i lanci, appunto ciò che vi permette di introdurre il servizio che segue, e una traccia che vi orienti mentre andate in onda, anche perché a un certo momento parte la sigla, che sappiate le cose o che non sappiate le cose, voi siete in onda, ecco perché è importante quello che diceva il professor Muzio. Alle 11:30 in teoria doveva venirmi il panico, perché avevo solo un'ora davanti per confezionare un radiogiornale di 12 minuti. In realtà, vabbè, lavoro lì da 10 anni, più o meno ho imparato a improvvisare. Il mio direttore, ridendo, quando gli ho detto Madonna Santa, sono 11:30, non ho ancora in mano una cippa. Risposta del direttore, non ti preoccupare, tanto improvvisi. Esattamente. Alla fine capita spesso, più spesso di quanto immaginiamo, non poter organizzare le cose. E quindi sei davanti al microfono e devi spegnere il tasto mentale del fatto che è davanti a un microfono, smettere di pensare a quello che stai dicendo e parlare, punto. Non sto scherzando quando dico smettere di pensare che si sta parlando, perché cioè, siete cresciuti, siete arrivati fino ad oggi con qualcuno che magari vi urlava dietro pensa prima di parlare, sì, ovviamente, ma in realtà il pensare mentre si sta parlando alla radio è una cosa che frega tantissimo. È meglio sapere di che cosa si sta parlando, ma non mettersi a pensare mentre lo si dice, perché non funziona. Ma vale anche per gli esami questo, e per parlare in pubblico. Ecco perché il professor Muzio ha fatto bene a richiamare questo concetto. Se io inizio a pensare a quello che sto dicendo, il primo pensiero che vi urta è Madonna Santa, in radio, ma che brutta voce ho! Madonna Santa, ma cosa sto dicendo? Sto dicendo una marea di cazzate, scusate il termine poco ortodosso. Allora, uno, non è vero che avete una voce o che abbiamo una voce tremenda, è che è diversa da quella che ci sentiamo dalle nostre orecchie, perché la sentiamo dall'interno. E quindi è diversa e quindi ci spaventa. Secondo, non stiamo dicendo delle stupidaggini, perché ce le siamo preparate prima. Quindi è meglio non pensare quando si va al microfono, è meglio improvvisare. Attenzione però, improvvisare sì, ma stiamo attenti, non facciamoci prendere la mano, bisogna comunque conoscere qualcosina, perché, ricordava il professore pochi istanti fa, c'è da evitare il bianco. Se io parlo e improvvisamente, come può capitare in radio, ho finito gli argomenti, sono fregato. La radio, una delle prime volte che avevo iniziato a farla, c'era una persona di una certa età che mi disse, ero veramente neofita, quindi non avevo capito l'importanza del consiglio, l'ho capita solo dopo. Stai attenta, perché quell'affare lì, cioè il microfono, ti mangia l'anima. È pazzo, ok, vede il diavolo dappertutto. No, aveva ragione, per buona parte. E il microfono è qualcosa, soprattutto quello radiofonico, che divora veramente le energie. Sostenere una diretta radiofonica anche a livello fisico non è semplice. Il lavoro del giornalista che lavora col microfono è un lavoro pesantino dal punto di vista fisico. Non sembrerebbe, perché siamo seduti, siamo davanti a un microfono, non è che dobbiamo spostare 150 kg di peso come il povero muratore o cose di questo tipo. No, non facciamo sforzo fisico, sì, facciamo sforzo fisico, perché parlare è un grande sforzo fisico, soprattutto se siamo a conoscenza di quello che stiamo dicendo, se stiamo commentando un fatto, se stiamo commentando per esempio una tornata elettorale. A te il microfono. Andiamo oltre. Voi sapete che c'è la parodia di Maurizio Crozza nei confronti di Mentana, che ha un po' la manina delle dirette chilometriche. No? Ecco, durano ore e ore e ore. Benissimo, non ti va bene un collegamento come spesso succede, lui si arrabbia, lui è in video, lui commenta, lui può andare avanti, lo vedete, si può lamentare tutto quanto. Sono in diretta radiofonica, passo la parola a qualcuno che dall'altra parte non mi risponde, devo avere subito pronto un tecnico che mi manda la musica, comunque devo intrattenere, devo gestire il tempo entro il quale dall'altra parte, e non so quanto ci vorrà, devono riuscire a rimettersi in collegamento, perché non avete l'immagine di supporto, avete qualcuno che dall'altra parte. Ecco la difficoltà
e dove tu impari veramente il mestiere più da comunicatore di tutti, al di là del fatto che io definisco la radio come siamo portatori sani di una malattia benigna, no? Perché quando tu la fai non la scordi più. Io ho amici con cui ho fatto radio, non la facciamo più da 30 anni, ma si finisce a parlare di quello. Negli anni scorsi veniva Luca Sacchi di Radio Capital, parlavamo di radio prima, dopo e poi durante lui ne parlava, no? Perché è un mondo che ti lascia il segno, è quello che probabilmente ti segna di più, ecco per cui vi dico state attenti, siate protetti quando fate la radio, perché se vi becca veramente mentalmente non la lasciate più, perché ve la portate dietro, però dall'altra parte ribadisco avete l'opportunità che quando ve la portate dietro poi la sapete gestire. Uno dei più grandi presentatori della televisione attuale, piace o non piace, è Carlo Conti. Carlo Conti è iniziato in radio. Tutti hanno fatto radio prima di arrivare in TV, perché se no non la sai fare. Per cui dopo questo spot, forse la di Mentana, però che lasciamo stare, il biperetto sempre. No, grazie, anche perché io rischio quando parlo di radio a proposito di passione di andare avanti ad oltranza senza rendermi conto che poi c'è tutto anche un altro resto di cose da dire. Abbiamo parlato di verifica delle fonti, abbiamo parlato dei radiogiornali, abbiamo parlato, o proviamo a parlare adesso, degli approfondimenti, delle interviste, dei talk show, delle rassegne stampa, insomma sono altri modi per raccontare una notizia. Il radiogiornale è finito, ok, c'è l'approfondimento, perché? Perché può capitare spesso che un'intervista a una persona che dura un minuto, 30 secondi sarebbe il top del servizio, 40 secondi, non possa esaurire un argomento, è gioco forza, e quindi a quell'argomento, vuoi perché magari ci hanno pagato e quindi dobbiamo dargli spazio, vuoi perché ci interessa davvero come giornalisti, vogliamo dare uno spazio maggiore. Si può intervistare telefonicamente oppure invitare il nostro ospite allo studio, quindi la diretta. Durante una diretta ovviamente si può costruire un'intervista, si può decidere se il nostro ospite, che sarà sicuramente molto agitato, io non ho mai capito perché, però effettivamente è così, il microfono spaventa un po', e quindi chi arriva a farsi intervistare per la prima volta o in TV o in questo caso in radio è sempre un po' spaventato. Allora chi c'è dall'altra parte, ovvero il conduttore, deve essere in grado non solo di far emergere gli aspetti della notizia che vuole che emergano, ma deve anche considerare il fatto che, come diceva giustamente il professor Muzio, il nostro ospite si impappini, il nostro ospite si emozioni e quindi lasci un buco. Deve considerare che magari è il caso di tenerlo un po' in caldo, ovvero di non fargli dire tutto subito, di farglielo dire a pezzi. Inoltre c'è anche la questione della musica. Quando facciamo un'intervista durante una trasmissione radiofonica in diretta, dobbiamo ripensare a quello che ci siamo detti fino adesso, e cioè dobbiamo ricordarci che dobbiamo cambiare evento, perché vabbè che quell'argomento può interessare X persone, però se la tiriamo troppo lunga e allunghiamo troppo il brodo va a finire che la persona dall'altra parte non ci ascolta, e quindi dobbiamo far succedere un altro evento oltre a tutti gli accorgimenti della voce, le presentazioni, le cose che vanno dette e fatte. Non si può parlare oltre i 7 minuti, sì si può, certo, però rischiamo di perdere ascolto, quindi ogni 7-10 minuti ad abbondare sarebbe meglio interrompere con un brano, è meglio per l'ascoltatore. In teoria sarebbe meglio anche per l'ospite. In una radio locale però spesso vi può capitare di non avere un ospite in grado di fare una diretta, e quindi mi è capitato più volte: no guardi, non mandiamo musica perché sennò mi deconcentro. Ho capito, senso. Ok, va bene, però la mando lo stesso. Se invece si ha un ospite che è già abituato a essere interrotto, la diretta sicuramente viene meglio. Non chiamiamolo talk show, chiamiamolo approfondimento, che preveda due interviste, quindi con due ospiti in studio, può anche durare mezz'ora in una radio locale con almeno 2-3 interruzioni musicali. Durante gli spazi di parlato il nostro intervistatore, questa è una raccomandazione che dobbiamo fare spesso, è pregato di usare termini semplici.
Se un intervistatore, scusate, se un intervistato, una persona che stiamo intervistando, medico, peggio ancora, nel senso che ciò che deve spiegare deve essere veramente a portata di tutti. Non bisogna o bisognerebbe evitare termini troppo scientifici, bisogna davvero tenere presente che la radio parla alla gente, non dobbiamo mai dimenticarlo questo, anche noi giornalisti quando scriviamo il nostro pezzettino con cui dobbiamo andare in onda. Ricordiamoci che dall'altra parte c'è un pubblico, non parliamo in maniera complicata o forbita semplicemente perché ci fa piacere. La radio è un mezzo popolare, noi dobbiamo passare informazioni, quindi dobbiamo usare il linguaggio che piace e che può essere capito dalle persone. Questo vale anche per i focus specifici. Due ultime cose, rassegne stampa, di cui abbiamo un pochettino già parlato, e l'infotainment. Rassegne stampa, veloci, non stiamo a perderci moltissimo tempo e non raccontiamo i titoli di 150 testate che tanto non serve a niente. Prendiamo alcune testate, quelle più importanti, se sono testate locali ovviamente il discorso è lievemente diverso perché non ce ne sono tantissime. Cerchiamo di stare attenti alla notizia che passiamo, se abbiamo l'impressione che questo titolo sia palesemente falso, o andiamo ad approfondirci se abbiamo tempo la questione, altrimenti evitiamo di leggerlo. Poi per carità dipende, io ho dovuto evitare di leggere un titolo di un settimanale pavese qualche anno fa che titolava "Siamo in un mare di merda". Ho evitato di leggerlo, cioè era tra l'altro un titolo di apertura, ci ho girato intorno. Perché non perché siamo in una radio cattolica, non mi frega nulla, però il titolo in sé significava poco, era un problema legato all'economia, però insomma affermare che siamo in un mare di, insomma, mi sembra un'informazione. Chiaramente poi sta al giornalista decidere cosa passare o cosa non passare, però con grano salis, insomma, cercando di valutare quello che abbiamo davanti. Questo per quanto riguarda la rassegna stampa, che appunto ormai di sera è sostanzialmente online ed è meglio avere le prime pagine dai colleghi dei quotidiani oppure dei settimanali. Un modo un po' innovativo per fare rassegna stampa è quella che stiamo sperimentando proprio di mercoledì con Avvenire. Avvenire è il quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, www.avvenire.it, così lo vedete se già non lo conoscete. Online chiaramente c'è anche il cartaceo. Con la redazione abbiamo studiato uno spazio particolare radiofonico, si chiama 4 minuti con Avvenire, è un collegamento in diretta con la redazione, c'è il caporedattore che ci racconta due note, due, perché dura 4 minuti giusti, a proposito, tempi radiofonici, i tempi sono brevi e soprattutto vanno rispettati, se bisogna andare in onda alle 12.30, bisogna andare in onda alle 12.30, che ci sia il temporale, l'amico che mi chiama, il collega giornalista che ha bisogno di una mano, non esiste, la diretta taglia qualsiasi cosa che stiamo facendo. Idem i tempi, se una cosa deve durare 4 minuti, non può durare 6-7 minuti, perché non è la stessa cosa. Quindi i miei 4 minuti con Avvenire sono 4 minuti, poi cambiano, in che senso? I 4 minuti di collegamento con la redazione per il commento delle notizie su cui stanno lavorando dura 4 minuti, ci colleghiamo con Andrea Lavazza che è capo redattore di Avvenire, ci descrive due notizie di solito, non di più, che sono le notizie su cui la redazione ha lavorato, sono state appena pubblicate perché è il quotidiano di quel giorno, e poi chiudo il collegamento e faccio la rassegna stampa, cioè prendo in mano il quotidiano e leggo quali sono i titoli con una riga, una, di approfondimento. La rassegna stampa anche in questo caso mai deve superare i 10 minuti, già 10 minuti sono tanti, con tutti gli accorgimenti che vi ho detto, perché una rassegna stampa non ha file in voce, cioè non ha un'intervista, perché si tratta di fare rassegna stampa, non un radiogiornale che invece prevede interviste e servizi. Una parentesi sul servizio radiofonico, io posso confezionare un servizio radiofonico fatto in un certo modo, ovvero sono giornalista, ho assistito a un evento, decido che racconto quell'evento, non ho preso la voce di nessuno perché nessuno era disponibile in quel momento, creo io un servizio, cosa faccio? Scrivo le mie 10 righe più un lancio breve per chi dovrà leggere la notizia in diretta e lancerà la mia voce di giornalista che ha preparato quel servizio. Per esempio, vediamo se trovo una notizia decente.
Come vedete sto andando a braccio, perché se me l'ero preparata questa, avevo il segnalibro, invece non c'ho una mazza. Tipo, in alto mare il trasferimento della biblioteca Bonetta al monastero di Santa Clara. Il mio caporedattore di questa roba non sa niente perché me ne sono occupato io. Gli preparo un servizio. Un servizio, 10 righe di notizia, lui dirà in radio, in diretta. Sì, ora parliamo del trasferimento della biblioteca Bonetta al monastero di Santa Chiara. Sembra che i tempi si allunghino, ma ascoltiamo il servizio curato per noi da XYZ. Beh, parte la mia voce. Quasi 3 anni fa il grande annuncio, abbiamo ottenuto il finanziamento di 7 milioni di euro, ma che fine ha fatto il trasferimento della biblioteca Bonetta, eccetera, eccetera, eccetera. Durerà 30-40 secondi, non di più. Posso farlo anche in un altro modo. Sono andato a vedermi la conferenza stampa che tarda il trasferimento della biblioteca Bonetta al monastero di Santa Chiara, ho intervistato il sindaco. Bene, che faccio? Confeziono il servizio. Allora, il mio caporedattore leggerà: è in alto mare il trasferimento della biblioteca Bonetta al monastero di Santa Clara, ma sentiamo il servizio curato da... Parto io con la mia voce. Quasi 3 anni fa il grande annuncio da parte del comune di Pavia, aveva ottenuto il finanziamento, bla 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 bla, per 10 secondi, ma sentiamo direttamente le parole del sindaco Massimo De Paolo. 3 voci per fare una notizia, mica poco. Però così funziona, e siamo ancora nell'ambito del radiogiornale, ci siamo ritornati, perché comunque è buona parte delle notizie di una radio. Un'occhiata all'infotainment, che è qualcosa di veloce e anche abbastanza diverso. Si tratta di trasmissioni di intrattenimento che però forniscono notizie, che so io. Ne abbiamo qualcuna in radio, vi porto gli esempi che vivo tutti i giorni. Oggi è mercoledì, c'è un infotainment legato al mondo dell'agroalimentare. Col Diretti Pavia viene in radio settimanalmente a raccontarci quali sono le novità relative al mondo dell'agricoltura e del prodotto tipico locale. Mezz'ora, interrotta da 2 brani, circa, con un ospite in collegamento telefonico oppure più di un ospite in studio, che ci raccontano e ci fanno il punto sulle ultime notizie in maniera però approfondita. Tipo, una delle notizie di cui abbiamo parlato questa mattina è quella relativa al latte. C'è una lunghissima polemica che ha investito il mondo dell'agroalimentare. In 2 parole, l'imposizione quasi da parte dell'Unione Europea di ricorrere al latte in polvere per la confezione dei formaggi non DOP, non a denominazione di origine controllata, ma per i formaggi tipo ricotta e altri formaggi morbidi e non a stagionatura. E dall'altra parte c'è anche il problema del costo, o meglio del pagamento del latte alla stalla. Il pagamento è molto basso, gli agricoltori hanno protestato nelle scorse settimane, l'avrete visto, anche qui vicino nell'Odigiano presso lo stabilimento della Lactalis. Questa è una notizia, ma noi ci abbiamo fatto un approfondimento. La notizia è da radiogiornale. Col Diretti ha protestato questa mattina davanti agli stabilimenti della Lactalis, ha impedito l'ingresso dei camion del latte per ribadire il proprio volere, sto sparando a caso come vedete perché non mi ricordo tutto, per ribadire il proprio volere per quanto riguarda il pagamento del latte alla stalla, ritenuto troppo basso rispetto ai costi di produzione. E questa è la notizia. L'approfondimento invece è tutto quello che vi sto raccontando adesso, cioè cosa è successo durante la manifestazione, quali sono state le reazioni invece della Lactalis, che ha chiuso i cancelli, ha impedito ai camionisti di entrare, non ha comprato il latte, gli agricoltori hanno buttato il latte fuori nei campi per protesta. È finita l'altro giorno con l'aumento di 2 centesimi circa al litro verso i produttori di latte. Mezz'ora di chiacchierata su questo, più o meno, chiaramente con i vari intervalli di brano. Questo è un infotainment. Come è un infotainment l'altra trasmissione, che è una trasmissione di tipo economico, che si basa però su qualcosa di molto diverso rispetto all'agricoltura, ovvero i meccanismi dell'economia e della finanza. È una trasmissione che va in onda di lunedì, di solito, che fa il punto, trasmissione economica sulla borsa, sui fenomeni finanziari, su che cosa potrebbe servire al piccolo risparmiatore, sempre perché bisogna pensare a chi ci sta ascoltando. Quindi non possiamo parlare l'economichese, dobbiamo portare nelle case della gente un'informazione semplice. È un altro mezzo, sì, si può utilizzare l'infotainment, però chiaramente ha dei tempi e della musica che
deve essere stabilita prima e bisogna lavorarci, perché per gestire una trasmissione di mezz'ora improvvisare inizia ad essere un po' duretta, bisogna avere dei contenuti e aver fatto una ricerca prima. Due parole sulla tentazione del copia e incolla e sulle differenze tra carta radio e web. Una notizia radio, abbiamo detto 10 righe, funziona bene con il web una notizia di 10 righe, su un sito internet 10 righe possono già bastare. Non possono bastare sulla carta. Chi lavora in una redazione integrata come me, ovvero in una redazione dove c'è radio, cartaceo e sito internet, deve tenere presente questo, che una notizia da radio deve essere data di 10 righe con un'intervista, possibilmente, e che deve essere poi ritrasformata per diventare una notizia che andrà su altri mezzi. Perché ve lo dico? Perché immagino nel vostro futuro, anche abbastanza immediato, che vi capiterà di lavorare per una redazione integrata, perché ormai chi ha la radio di solito ha anche il quotidiano online e viceversa. Oddio, forse viceversa non sempre, però è possibile che tutto ciò che vada in radio diventi poi cartaceo, o chi, come in questo caso il settimanale, aveva un cartaceo decide poi di dotarsi, perché no, magari anche di un sito con radio web. Il meccanismo della web radio è diverso dal punto di vista tecnico, ma ciò che è giornalismo funziona anche in una web radio, ovviamente. Dimenticatevi la tentazione del copia e incolla, è una cosa che non va mai fatta, anche se viene fatta, lo sappiamo tutti. È facile prendere una notizia e riportarla, a parte che violate una serie di diritti e quindi legalmente poi non è così semplice da gestire la questione. Però in generale, proprio per il discorso che facevamo prima, attenzione alle bufale, fare copia e incolla fa comodo perché ci permette di andare molto veloci, però spesso ci fa incorrere in falsità. Perché ho detto evitare la tentazione? Perché la tentazione di oggi non era la tentazione di 20 anni fa, quando non era possibile fare copia e incolla e quando il giornalista doveva andare per forza a cercarsi le notizie. Oggi tanti giornalisti decidono semplicemente di stare in redazione. Certo, si può fare, si fa di fatto, perché se abbiamo il web e dobbiamo mettersi una notizia, dobbiamo per forza essere in redazione. Sì, possiamo farlo col tablet, ma è un po' scomodo. Però il ruolo del giornalista e il lavoro del giornalista presuppone davvero l'uscita fuori, perché è fuori che stanno le notizie, non è in redazione. È alle conferenze stampa che ti fai i contatti per poter avere le notizie, perché, altra parentesi, il buon giornalista ha buoni contatti, ovvero ha tanti amici, che non vuol dire amici a che bello andiamo a berci una birra, sì, anche quello perché no, ma vuol dire soprattutto avere buoni rapporti con tutti. Perché? Perché chi sa una notizia poi te la passa. Perché se hai un amico che sta transitando qui vicino e vede una donna che viene urtata da una bicicletta, gli viene in mente all'amico di chiamarti, dirti guarda che c'è stato un incidente, se tu sei in redazione perché non puoi uscire come accade in radio, perché in radio, come avrete capito, tutto viene raccontato quasi in diretta e quindi bisogna starci dentro. Come si fa allora se non posso uscire? O ho una redazione di colleghi che escono al posto mio, oppure, come accade spesso nella radio locale, ho tanti amici che mi segnalano le notizie. Mi è capitato più di una volta di uno studente come voi, è capitato un paio d'anni fa, non per altro, ma perché studenti adesso ce ne sono pochini che girano in radio, è uscito dalla radio dopo aver preparato una notizia, è arrivato in stazione, c'era una protesta di persone di colore alla stazione di Pavia. Io non potevo sapere nulla di questa cosa. Perché? Perché non mi è arrivato il comunicato stampa, non lo sapevo, non è stata organizzata, non c'era niente su Facebook, non c'era niente su Twitter, non lo sapevo. Questo ragazzo qui ha preso il cellulare, mi ha chiamato e me l'ha detto. E ha fatto il giornalista. Per chiudere, volevo dirvi due parole sul futuro della radio. Abbiamo detto che la radio è un mezzo di comunicazione veloce, immediato, che è il più diffuso in assoluto, che ancora oggi serve a tanti paesi in via di sviluppo per comunicare. Tante volte siamo stati contattati da ragazzi di colore che ci chiedevano di regalare loro attrezzature che noi stavamo scartando. Perché? Perché è fondamentale per far passare informazioni e l'unica cosa che non costa tanto e che è diffusa nei loro paesi è proprio ancora la radio. Certo è che la radio ha dei difetti, ho cantato le lodi per tutte le 2 ore quasi che ho trascorso con voi della radio, ma chiaramente qualche difetto la radio ce l'ha. Un limite grosso purtroppo è legato proprio all'FM,
ovvero una modulazione di frequenza. Come funziona l'FM in una radio qualsiasi, non solo locale? Funziona che se voglio mettere in piedi una radio devo chiedere una concessione governativa allo Stato, la concessione governativa a trasmettere. Lo Stato mi concede la concessione, dopo aver visto che sono una radio e che sono intenzionata a trasmettere, e mi assegna una frequenza, che ha un numero ovviamente, un codice, che è quello che trovate poi sulla manopola, anche se non si usa quasi più la manopola, ma si usa il pulsante, della radio. Detto questo, deve anche limitare la mia zona di influenza, perché l'area non è infinita, e quindi in Italia immaginatevi lo stivale con tutte le regioni, le province e i comuni. Lo Stato stabilisce che su quella frequenza, prendiamo la nostra 91.8, la città, trasmette Radio Ticino Pavia nei limiti del proprio comune. Quindi su quella medesima frequenza a Milano può esserci un'altra emittente. Che cosa succede? Che in teoria lo Stato, per limitarti alla tua zona di competenza, ti assegna anche una potenza, ovvero la mia portante, quella di cui avevamo parlato prima, non deve superare nello specifico il kilowatt, oppure 2 kilowatt, 3 kilowatt, 4 kilowatt, 8 kilowatt, a seconda di quanto lo Stato decide di assegnarmi. In base a cosa? In base al mio confine provinciale o comunale, nel caso del 91.8, nel caso dell'altra frequenza è un confine provinciale. Quindi io con quella potenza, secondo lo Stato, arrivo al termine del mio confine provinciale. Che cosa succede però? Basta girare un'altra manopola, che è quella della potenza, per aumentare o diminuire la mia emissione. Ergo, se io arrivo fino alla provincia di Pavia sul 100.5 e dall'altra parte, per esempio nel Novarese, sul 100.5 c'è un'altra radio e quella aumenta più di me, io rimango nei limiti di legge, lei magari esce perché è pirata, chiamiamola così, entra in pieno nella mia zona di competenza sulla mia stessa frequenza e quindi non mi sento più io, ma si sente lei. Partendo da questo, che cosa accade? Legalmente inizia una serie di ti denuncio io, mi denunci tu, lo Stato decide di entrare chiaramente all'interno di questa querelle, c'è una denuncia, chiaramente c'è tutto un iter giuridico che dura millenni, e quindi far valere i propri diritti sulla propria frequenza non sempre è semplice, anzi la maggior parte delle volte è complicatissimo, anche per i tempi della giustizia. Se avete voglia di appunto affrontare anche un'esperienza di stage in una radio, oltre alla nostra buonissima Radio CIM, fantastica con Taccani, volete appunto avere l'opportunità anche con Radio Ticino, io ve la consiglio vivamente. Allora, se non ricordo male, c'è anche un garante per quanto riguarda le telecomunicazioni a cui poter fare arrivare una richiesta di censura. Di solito la censura è un procedimento tosto che viene messo in atto nel momento in cui tu violi una serie di normative, non ultima quella del buon gusto, anche se insomma, questa sarebbe perlomeno opinabile. Lo Zoo di 105 è una trasmissione volutamente provocatoria e che usa volutamente una serie di parole scelte per farsi ascoltare da un certo tipo di pubblico. In teoria, nel momento in cui censuri una radio, ovviamente la censura ha un periodo di tempo limitato, tu devi fare richiesta, pubblico cittadino può fare richiesta, chiaramente più sono meglio è, perché se lo richiedo solo io vale abbastanza poco, al garante, segnalando quello che è andato in onda in quel momento. Il garante poi si muoverà, ovvero lo Stato valuterà se è possibile riascoltare la trasmissione che tu hai segnalato, perché di solito segnali un programma ma segnali un punto della trasmissione in particolare, non tutto il palinsesto radiofonico. Verrà riascoltato, ci sarà una causa chiaramente che partirà per definire la possibilità di chiudere o meno quella trasmissione, però per un tempo limitato. Mi chiedevi come si fa, e ci siamo, mi chiedevi il perché. I motivi sono quelli che ti ho detto: o può riguardare l'urtare la sensibilità dell'ascoltatore, e secondo me l'ascoltatore in questo periodo ha una sensibilità un po' particolare, insomma dipende. Tieni presente anche un'altra cosa che mi sta venendo in mente adesso mentre sto ragionando sulla tua domanda: esistono delle associazioni, degli organismi che tutelano
sia l'esposizione di bambini in particolare a queste trasmissioni, ancora più in particolare alle immagini televisive, che poi è tutto un altro discorso, e che cercano di, come dire, tenere un po' le fila dei discorsi che passano attraverso i mezzi di comunicazione. Un esempio è cattolico, ma è il primo che mi viene in mente perché lo conosco, è l'IART, che si occupa di rivedere programmi radiofonici, televisivi, proposte di solito televisive oppure radiofoniche, non mi sembra i giornali, ma dovrei riguardarmi lo statuto, proprio per cercare di arginare la deriva che spesso potrebbe verificarsi. Però dirti esattamente la normativa non la conosco. Due cose. Viva la radio. Forever. E grazie Simona Rapparelli per la lezione di oggi. Grazie.